Pirandello, questo è mio nonno Giorgio Pirandello, con i fratelli e i cugini. Giorgio era suo nonno, il drammaturgo e premio Nobel della letteratura Luigi era il nonno di suo nonno. Lei è Sofia Pirandello, 25 anni, nata e cresciuta nel centro di Roma, della sua Roma. Ne ha fatto un libro, l'opera prima, si chiama Candido Suicida, edito da Round Robin. È la storia di Candido che viene lasciato da Lara e cerca di farla finta. Come mai ti è venuta in mente questa trama? Innanzitutto per una vicenda personale, ovviamente gli amori che finiscono sono parte della biografia di ciascuno di noi e quindi di qua l'idea, però in realtà è stato un escamotage per far partire una storia in cui mi interessava più capire come affrontare una perdita e come far dialogare Candido con la città. Quanto di Roma c'è nell'opera? Tutto, Roma probabilmente è il personaggio principale del libro. Anche se non la nomino mai, però insomma il dialetto tradisce immediatamente la città dove ci troviamo. Tutti i personaggi che incontro sono personaggi romani, tipicamente romani, che insomma lo mettono di fronte alla sua città, che forse prima non aveva così tanto, a cui non aveva dato attenzione. Con questo tuo romanzo, che è un'opera prima, hai vinto il bando SIAE e si illumina. Sei contenta? Te l'aspettavi? No, non me lo aspettavo, è stato bellissimo avere questa notizia e un buon inizio anche. Per la prima opera ci sono voluti 2 anni, nel frattempo Sofia si è laureata in filosofia a Torino. Se le chiedi come si vede tra 20 anni, ha un'unica certezza. Questa è una domanda difficile, sicuramente scriverò ancora e poi vediamo cosa porta il futuro. La palla a volo, le gare...